Questo programma è offerto da Arrestate tre persone, di cui una minorenne, per la scomparsa di Marzia Capezzuti, 29enne milanese sparita nel nulla da un anno. A ottobre ritrovati resti in un casolare a Ponte Cagnano che potrebbero appartenere alla ragazza. È stata fatale la posizione supina e il boccone troppo grande per una donna di Salerno che ha mangiato mozzarella a letto dopo un'operazione all'anca. Vanni soccorsi, è espirata per soffocamento. Fermata dalla polizia una donna di 47 anni ritenuta gravemente indiziata per l'omicidio di Rosa Gigante, la 72enne madre del salumiere star di TikTok. Si ipotizza una lite alla base della tragedia. 16 arresti in carcere, 7 domiciliari, obbligo di firma per 571 acquirenti indagati, i numeri delle maxi operazioni contro lo spaccio di cocaina a Marcianise gestito dal clan Belforte. Traffico, la piaga senza fine di Napoli, il grande ingorgo di via Marina e via Acton, non solo a causa dei cantieri ma soprattutto per le moto parcheggiate sui marciapiedi che impediscono la viabilità ai bus. Presentato alla Camera dei Deputati l'annuario Artisti 23 distribuito da Mondadori, a giugno le opere di Antonella Genzale in mostra nel più importante evento di pop art del Sud Italia. Napoli-Milan 1-1, i rossoneri volano in semifinale grazie a un gol di Giroud, non basta il pareggio nella finale di Osimhen, Kvara sbaglia un rigore all'83esimo, ora testa al campionato. Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Prima TV. Maltrattamenti, torture e omicidio, le accuse a carico di tre persone, tra cui una minorenne, arrestati per la scomparsa di Marzia Capezzuti, la 29enne milanese di cui non si sono perse le tracce da un anno, i resti ritrovati a Ponte Cagnano potrebbero dunque essere i suoi. Per la scomparsa di Marzia Capezzuti a Ponte Cagnano Faiano, in provincia di Salerno, avvenuta nel marzo 2022, i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre persone, un uomo e una donna ed anche un minore. Sono accusati a vario titolo di maltrattamenti, tortura e omicidio. I resti di un corpo che si presume appartenessero alla 29enne milanese furono trovati il 25 ottobre in un casolare di Santa Tecla tra le colline di Ponte Cagnano Faiano e Monte Corvino Pugliano. Le ordinanze sono state emesse una dal GIP del Tribunale Ordinario e l'altra da quello per i minorenni di Salerno su richiesta delle rispettive procure. Il caso di Marzia Capezzuti ha assunto a lungo i connotati di un giallo. I carabinieri, dopo mesi di indagini, riuscirono a individuare il punto nel quale, secondo l'accusa, fu abbandonato il cadavere. La procura di Salerno aveva da tempo aperto un'inchiesta per omicidio e occultamento di cadavere, indagando anche alcuni familiari del fidanzato di Marzia, deceduto nel 2019. La ragazza infatti era rimasta a Ponte Cagnano Faiano anche dopo la scomparsa del compagno, ma secondo l'accusa sarebbe stata segregata in casa e avrebbe subito continue violenze. Era poi venuta alla luce una foto scattata da un cittadino nella quale Marzia appariva con il volto pieno di lividi e con macchie di sangue. Uno scatto che risalirebbe a pochi mesi prima della scomparsa, avvenuta il 7 marzo del 2022. Nel caso si era occupato anche la trasmissione Chi l'ha visto.
Ora, a distanza di oltre un anno, Procura e Carabinieri sono arrivati a una svolta nelle indagini con l'esecuzione di 3 misure cautelari. E continuiamo con la cronaca. Sempre a Salerno è stata fatale la posizione supina, il boccone troppo grande per una donna a letto dopo un'operazione all'anco. È morta soffocata in casa sua, il marito e i soccorsi non sono riusciti a salvarla. La città di Salerno è sotto shock per la vicenda della donna morta soffocata da un boccone di mozzarella. La donna di 52 anni era a letto convalescente in seguito ad un intervento all'anca e un boccone di mozzarella le è andato di traverso uccidendola. È accaduto nel primo pomeriggio di ieri, martedì 18 aprile, in uno stabile di via Trento, nella zona orientale della città. All'arrivo dei sanitari sul posto per la donna non c'è stato nulla da fare, i soccorritori della Croce Bianca giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Per la signora sarebbe stata fatale la posizione supina, così come il boccone troppo grande. Ad accorgersi di quanto stava accadendo è stato il marito della 52enne. Ha visto la moglie immobile nel letto di colore violaceo, ha allertato i soccorsi e i sanitari giunti sul posto hanno chiesto al marito cosa avesse mangiato, hanno provato a intubarla per cercare di farla respirare e poi a rianimarla, ma non c'era nulla da fare. La donna non si è ripresa ed è stato così constatato il suo decesso. Non è stato richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, data la dinamica che è apparsa subito chiara. E siamo al calcio, Champions League, Napoli-Milan 1-1, i rossoneri volano in semifinale grazie a un gol di Giroud. Non basta il pareggio sul finale di Osimhen, Kvara sbaglia un rigore all'83esimo. È la fine di un sogno, ma non della consapevolezza che il Napoli ha dato tutto ed ha disputato un ottimo torneo, scrivendo la storia del club arrivando per la prima volta ai quarti di Champions League. L'entusiasmo dei tifosi all'esterno del Maradona prima del match fa ben sperare sulla possibilità che sia una notte magica, ed invece la delusione è tanta a fine match. Gli uomini di Spalletti contro un Milan, cinico e concreto, attaccano con continuità e poca fortuna nei primi 20 minuti del match. Segna nel primo tempo Giroud, pari di Osimhen, tornato dopo l'infortunio che lo aveva costretto a saltare la sfida del Meazza. Si conclude l'avventura europea per il Napoli, che non riesce nella rimonta contro una squadra solida e ben organizzata. La squadra di Pioli è anche più brillante sul piano atletico, straripante Leao nella discesa che trova Giroud libero a centroarea per il gol del vantaggio. La formazione di Spalletti non riesce a velocizzare le trame offensive e Osimhen è chiuso dalla difesa rossonera. Il nigeriano permette solo di non rendere ancora più amara l'uscita di scena dalla competizione. Ascoltiamo il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti. Queste due partite abbiamo fatto il Napoli, l'abbiamo fatto bene. Ci fa piacere aver rivisto lo stadio lottare insieme alla squadra stasera. E un'altra cosa che ci dà amarezza è non avergli potuto dedicare questa vittoria, perché in alcuni momenti è stato commovente e anche loro avrebbero meritato. Una soddisfazione maggiore contro una grande squadra per i rossoneri e per mister Stefano Pioli. Siamo andati troppo lenti e con troppo poca continuità, e soprattutto la ripresa dopo la sosta per i mondiali non ci ha visto in condizioni buone. Abbiamo buttato via tanti punti, ma il Napoli comunque ha fatto un campionato incredibile, vincerà il titolo meritatamente. E questo ci rende d'orgoglio, nel senso che siamo riusciti a battere una squadra veramente forte, con tutte le caratteristiche necessarie per essere una squadra forte, da molti anche tra i favoriti per poter vincere la Champions. Inquinamento e tumori in onda alle 15 su Prima TV, un'intervista dai temi forti. Dopo la morte di un 16enne vittima della Terra dei Fuochi, torneremo sull'argomento ascoltando il dottor Luigi Montano, esperto di fertilità e ricercatore. È stata fermata dalla polizia una donna di 47 anni ritenuta gravemente indiziata per l'omicidio di Rosa Gigante, la 72enne madre del famoso salumiere Donato De Caprio, star su TikTok.
Una lite condominiale che probabilmente riguardava una cassetta della posta e la presunta appropriazione indebita del suo contenuto. Sarebbe stato questo l'episodio che avrebbe dato il via all'efferata sequenza di eventi che si è poi conclusa con la morte violenta di Rosa Gigante, l'anziana madre del famoso salumiere influencer Donato con mollica o senza, trovata senza vita ieri pomeriggio nel suo appartamento di via Vicinale Sant'Aniello, nel quartiere partenopeo di Pianura. Subito sul posto gli agenti della polizia, che nel giro di poco tempo avrebbero portato in questura una donna per interrogarla sui fatti. La vicina di casa, che per ultima avrebbe visto Rosa. Ascoltata dagli investigatori, Stefania Russolillo, 47enne, avrebbe provato a giustificarsi con parole al limite dello scioccante. Mi spiava, era una iena, avrebbe detto la donna, citando presunti furti di posta che avrebbe subito, episodi dei quali sarebbe stata responsabile proprio la 73enne. La odiavo, avrebbe infine concluso la presunta responsabile della morte dell'anziana. Stando a quanto riferito da alcuni residenti della zona che conoscevano la vittima, Rosa Gigante sarebbe stata invece una persona diversa, quasi incapace di muoversi da sola e di torcere un capello anche solo a una mosca. Invece l'ira è montata e ieri pomeriggio, nella primissima ricostruzione dei fatti, Stefania Russolillo sarebbe entrata in casa della vittima. Una serie di non ricordo sarebbero stati offerti dalla 47enne agli investigatori in risposta alle loro domande su quanto sarebbe successo all'interno dell'abitazione dell'anziana donna. Poi una parziale confessione, uno scivolone dal quale Russolillo si sarebbe poi ripresa continuando con parole di incertezza. Gli esami autoptici disposti sulla salma della vittima, posta sotto sequestro dalle autorità, faranno chiarezza sugli orrori avvenuti tra le quattro mura della casa dell'anziana. E andiamo in provincia di Caserta, 16 arresti in carcere, 7 ai domiciliari obbligo di firma per 5 persone, 72 acquirenti indagati, numeri della maxi operazione contro lo spaccio di cocaina marcianese gestito dal clan Belforte. Maxi operazione antidroga dei carabinieri su disposizione dell'antimafia, duro colpo a Marcianise nel casertano al clan Belforte. Misure cautelari hanno riguardato 28 persone, di cui 16 agli arresti in carcere, 7 ai domiciliari e per 5 obbligo di firma. Sono tutti indagati per associazione dedita al traffico di stupefacenti e numerosi episodi osservati con intercettazioni video e ambientali di spaccio di cocaina, il tutto aggravato dal metodo mafioso. Ad alcuni indagati sono stati contestati anche i reati di estorsione, usura, recettazione, riciclaggio e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e falso in atto pubblico. Avrebbero combinato anche un falso matrimonio tra un cittadino italiano e una cittadina straniera, dietro compenso allo scopo di far ottenere il permesso di soggiorno e la cittadinanza. Contestato in un caso anche il reato di oltraggio alla giustizia per minacce reiterate ad un collaboratore di giustizia. Le indagini hanno permesso di ricostruire l'attività illecita del clan che aveva trasformato Marcianise e dintorni in una delle più grandi piazze di spaccio con legami di traffici e interessi a Milano. Tremano per i possibili sviluppi i circa 71 abituali assuntori di droga individuati e indagati. Le indagini coordinate alla direzione distrettuale antimafia di Napoli hanno appurato l'esistenza di una fitta rete di distribuzione dello stupefacente ai clienti che operava attraverso dei veri e propri call center, i quali, con l'impiego di un linguaggio in codice, garantivano nella sola città di Milano la consegna a domicilio a favore di circa 2.500 clienti. Sulla piattaforma logistica di Valle Ufita, siamo in Irpinia, in oltre 2 anni non è stato prodotto nemmeno un disegnino, la regione Campania faccia sentire la sua voce al governo. Forse è esagerato sostenere che senza la piattaforma logistica la stazione Irpinia dell'alta capacità ferroviaria si riduca ad una biglietteria. Il paradosso è però indicativo di quella che sarebbe una grande occasione mancata per l'intera provincia di Avellino, partendo dalla Valle dell'Ufita. Resta il mistero sul fatto che soltanto alcune settimane fa Rete Ferroviaria Italiana, individuato come soggetto attuatore, abbia riferito al governo le sue perplessità sia rispetto al progetto che ai suoi costi. Nel frattempo è stato consumato tempo prezioso se si pensa che entro il prossimo dicembre sarebbero dovuti cominciare i lavori, pena lo stralcio dei 26 milioni iniziali del PNRR a sostegno dell'intervento. C'è ancora spazio e tempo per rimediare, affidando ad altri l'attuazione del progetto. Il problema è questo, prima ancora che quello delle risorse. La Regione Campania ha inserito tra le priorità progettuali della Next Generation alla missione 3, infrastrutture per la mobilità sostenibile, 320 milioni, sia per la valorizzazione
delle zone economiche speciali, ma anche per il riammaiamento dei territori con l'alta capacità ferroviaria Napoli-Bari. Sarebbe difficilmente sostenibile che dal riammaiamento venisse escluso il territorio più prossimo alla stazione Irpinia. A scanso di equivoci sarebbe molto opportuno chiedere lumi a De Luca e contemporaneamente bussare alla porta del governo nazionale. Diremo quali interventi sono irrealizzabili e ne spiegheremo le ragioni, così ieri alla Camera, tra le contestazioni, il ministro degli affari europei Raffaele Fitto, a 3 anni e 2 mesi dal completamento del piano sui progetti del PNRR, il governo farà una verifica delle proiezioni delle risorse e un attimo dopo deciderà cosa va avanti e cosa resta indietro o verrà cancellato. Con l'alibi dei tempi che non ci sono, il rischio concreto è che la piattaforma logistica di Valle Ufita finisca nelle ultime 2 opzioni. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa, restate con noi, a tra poco. Ben ritrovati per la seconda parte del telegiornale. Traffico, la piaga senza fine di Napoli, il grande ingorgo di Via Marina e Via Action, non solo a causa dei cantieri ma soprattutto per le moto parcheggiate sui marciapiedi che impediscono la viabilità dei bus. Tiene ancora banco il problema del traffico a Napoli. Il grande nodo di Via Acton e Via Medina resta irrisolto, sebbene qualche lieve miglioramento sia stato rilevato. Il dispositivo di transito per Piazza Municipio sembrerebbe infatti reggere, ma essere bocciato è il tratto di strada che va da Via Acton all'incrocio con la Galleria Vittoria, che nelle ore di punta si congestiona a livelli inverosimili. Difficile l'inversione di marcia al semaforo che precede la grotta, con conseguenti code e rallentamenti asfissianti. Ieri mattina, lunghe code di auto e moto dovute al nuovo percorso stabilito con un'ordinanza comunale per la circolazione in piazza con obbligo di svolta a destra per chi proviene dalla nuova strada che costeggia il fossato. Una scelta rischiosa quella di far compiere l'inversione di marcia alle auto che provengono da via Vittorio Emanuele per ritornare su via Cristoforo Colombo e che svoltano proprio davanti al tunnel della Vittoria. Un nodo già per i lavori di ripavimentazione per il Giro d'Italia, a cui ora si aggiungono i lavori per la sistemazione superficiale previsti nel progetto della metro. A complicare ulteriormente la situazione le manovre dei bus turistici, costrette a svoltare tra le auto incolonnate su Via Acton. Con l'asfalto occupato da colonne di automobili, i marciapiedi diventano la pista su cui si muovono i mezzi a 2 ruote, facendo lo slalom tra i pedoni. Il comandante della Polizia Municipale Ciro Esposito ha illustrato il piano con cui si è proceduto al rinforzo dei controlli nelle aree maggiormente problematiche, come all'incrocio di Via Medina con la Questura e Porto Salvo. Stiamo intervenendo sulle infrazioni di chi procede contromano alla fine della nuova corsia lato fossato, ha poi rassicurato il comandante. Ma agli occhi di tantissimi turisti e residenti, il problema traffico resta ancora complesso e snervante. Presentato alla Camera dei Deputati l'annuario Artisti 23, distribuito da Mondadori, a giugno le opere di Antonella Genzale in mostra nel più importante evento di pop art del Sud Italia. È stata presentata ieri presso la sala stampa della Camera dei Deputati la 5ª edizione dell'Annuario Internazionale d'Arte Contemporanea. In Artisti 23, questo è il titolo del catalogo edito da Art Now, è presente con l'opera Grano al Vento, recensita da Vittorio Sgarbi, Marie, pseudonimo dell'artista irpina Antonella Genzale. L'annuario distribuito nei punti vendita Mondadori Store è un fermo immagine della creatività contemporanea. Alla presentazione in Parlamento hanno presenziato il presidente della 7ª Commissione Cultura Federico Mollicone, critici, editori ed intellettuali. Un'ulteriore attestazione e riconoscimento all'arte di Marie in queste ore arriva dalla comunicazione di selezione per la partecipazione all'Etna Comics. Tra i 40 artisti internazionali che invieranno video installazioni al Festival Internazionale del Fumetto, del Gioco e della Cultura Pop tra i più importanti del Mezzogiorno, Marie avrà il privilegio di esporre in mostra dal vivo 8 sue opere in stile pop art. L'evento avrà luogo dal 1 al 4 giugno presso le Ciminiere di Catania. Sabato 22 aprile a Lusciano in provincia di Caserta sarà presentata la coalizione politica del Primo Polo. Saranno presenti nella sala polifunzionale del Palazzo Ducale il presidente di Primo Polo Ivano Tonoli, Emilio Brambilla, Corrado Rovesti ed altre autorità. L'intento di Primo Polo è quello di provare a creare i presupposti per la rinascita economica del paese grazie ad accordi sinergici con partiti italiani ed associazioni del territorio.
E con questa notizia si chiude il telegiornale. Vi lascio allo sport. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.